Questo è un tema certamente di interesse, perché la qualità del gas ci dà un'idea di come il settore del gas sia un settore in continua evoluzione e attento e pronto alle sfide del domani. Infatti noi, anche in un'ottica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ci aspettiamo che nelle reti non passi più soltanto il gas dai tradizionali fonti di approvvigionamento, il gas naturale, ma ci aspettiamo anche eventualmente il gas naturale proveniente dalla rigassificazione del GNL, oppure una risorsa rinnovabile come il biometano, fino ad arrivare all'idrogeno, che seppur in quantità limitate potrebbe essere immesso nelle reti. In questo contesto appare evidente l'importanza e il rilievo dell'attività della normazione, sia a livello europeo, con la partecipazione diretta e costante degli esperti italiani, sia proprio a livello nazionale, per definire i parametri, i livelli di accettabilità dei parametri, il tutto con l'obiettivo, non dimentichiamolo, di garantire una sicurezza all'intera filiera sul trasporto, la distribuzione, l'impianto interno, gli apparecchi di utilizzazione fino al cliente finale.